Ma buon salve, fortunati spettatori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati su... Cosa siamo tornati? Vabbè, praticamente era una serie che non facevo da tantissimo. Qui rimbomba pure la vita. Cambio sempre location, scusatemi. Oggi sono pure in piedi perché ho visto un attimo i video della serie dagli anni 30 fino ad oggi. E tutto sommato non erano andati così male. Cioè, comunque 50 visualizzazioni a capocchia non è che siano pochissime. Quindi, cioè, per me, poi sono poche perché sono poche, però per me non sono proprio pochissime. Quindi vorrei dirvi oggi, ci eravamo fermati al 49, vorrei partire dal 50 fino al 59 e poi il prossimo video che probabilmente uscirà mercoledì prossimo, visto che me ne vado al caposcuola e non posso fare video, quindi ne preregistrerò uno per mercoledì e probabilmente uscirà anche un vlog inerente al caposcuola che farò, boh, devo vedere tutte robe. Comunque, io direi di iniziare, sto col mio telefono professional. Partiamo subito col 1949. Allora, abbiamo il Milan che vince lo scudetto, nei video precedenti non aveva vinto proprio nulla. Poi abbiamo l'Inter che gli arriva proprio dietro di un soffio, ragazzi. Qui poi abbiamo la Lazio che arriva quarta, modesto, modesto. La Juventus terza, io la Juventus terza non ce la vedo mai, però è terza. Il Bologna che è a sesto, perché il Bologna è sempre il Bologna. Poi abbiamo il Napoli settimo, che lo mette col trattino perché è a pari merito con la sesta. Poi passiamo alla parte bassa della classifica, dove abbiamo il Palermo decimo. Mamma mia. Il Torino che è deluso un pochetto. Io mi aspettavo un Torino, perché è il grande Torino, ma mi sa che è più in là. Adesso invece quindicesimo, la Roma in Serie B. Da Laziale godo troppo. Il Genoa poraccio ultimo. Poi passiamo al 1960. Abbiamo la Juventus prima, in alto ci stanno sempre quelle tre, solo che stavolta sono invertite. Allora abbiamo la Juventus prima sempre a 60 punti, però c'è un distacco di più 7 sulla seconda che è il Milan, wow. E l'Inter che addirittura arriva a meno 4 dalla seconda, poi abbiamo la Lazio e la Fiorentina pari merito a 43 punti con il Napoli sotto di un punto alla Lazio e alla Fiorentina. Sampdoria settima, buono, sempre la Pro Patria lì in mezzo alla classifica. La Spal, ragazzi. La Spal, cioè, parliamone. Poi abbiamo il Palermo undicesimo, il Torino sempre lì, insieme all'Atalanta, tutti i dodicesimi, insieme anche al Como 1907, il Bologna sedicesimo, c'era il Legnano in Serie A, wow! Abbiamo il 1961 con l'Inter prima a soli 47 punti, cioè voi calcolate che... Madonna. Mamma mia, allora, come fanno? Ah no, aspetta, forse ho capito. Prima mi sa che davano 2 punti a una vittoria e non tre. Ecco perché ce ne stanno così tanti. Infatti, cioè, così pochi. Abbiamo la Roma sesta, il Torino che risale un pochetto, il Bologna che ritorna lì in vetta. Poi abbiamo anche la Lazio undicesima, Torino decimo, wow. E il Palermo invece in zona retrocessione insieme a Como 1907 e Pro Patria. Che mamma mia, io non capisco come faceva a stare in Serie A, però vabbè. L'Inter di nuovo in zona scudetto e lo vince, ha solo più uno sopra la Juventus. E poi abbiamo il Milan terzo, cioè sono sempre quelle tre che stanno lì davanti. La Fiorentina che anche lei sempre quarta o quinta che sia. Napoli, Roma, quinti e sesti, precisamente Bologna, anche lui più o meno se la cavicchia. Torino no, dai, piano piano sta salendo. Abbiamo la Lazio undicesima, 2 stagioni penose di fila. Poi abbiamo la Spal che va in zona retrocessione. Però credo ci tornerà perché ho sentito che la Spal non stava in Serie A da 40 anni. Milan che vince lo scudetto con l'Udinese seconda. La Roma terza in zona Champions, se non mi sbaglio. Bologna quarta e la Fiorentina che scala di un posto al quinto. La Juventus solo settima. Poi abbiamo la Lazio che ancora arriva a dodicesima, addirittura stavolta il Catania in Serie A, va bene. E la Pro Patria che è tornata ma poi scende. La Fiorentina al primo posto, mamma mia, sta Fiorentina è devastante. Insieme al Milan che è al secondo posto di no, no, che 9, di 12 punti sotto. E poi c'è subito la Lazio che torna in vetta. E poi abbiamo l'Inter a pari merito, Bologna a quinto, la Juventus non a pari merito col Genoa. La Juventus ha lo stesso livello del Genoa, non me ne vogliono i tifosi del Genoa, ma adesso come adesso non mi sembra molto realistico. Il Vicenza in Serie A, ragazzi, il Vicenza
verso gli ultimi anni del Novecento spaccherà tutto, perché già lo so, la spalla ancora in Serie A, poi abbiamo il Milan primo e mamma mia la Fiorentina sta stagione proprio sta a fare il devasto, la Lazio per due volte di fila terza, buono, poi abbiamo la Roma che proprio si salva dalla zona di retrocessione per pochissimo, e poi abbiamo il Vicenza undicesimo, con cui se la cava, la Juventus ancora nona e l'Inter ancora ottava, se non settima, e ragazzi abbiamo poi la Juventus a 51 punti che finalmente torna a essere quella che è, la Fiorentina di nuovo seconda, mamma mia, la Roma quinta con il Napoli quarto, il Padova terzo, cioè il Padova in Champions, ragazzi, che tempi. Lazio dodicesima, sorpassato dal Milan per soli due punti, che arriva al nono insieme a Inter e Udinese, e poi abbiamo Alessandria, l'Atalanta e il Verona in Serie B. Abbiamo poi il Milan che si riconferma primo con la Fiorentina che ormai sta sempre lì, è un'abitudine. L'Inter a 46 punti, la Juventus a 42, e poi abbiamo la Roma sesta, comunque buono, e il Napoli nono, mamma mia, il Bologna decimo, per quei tempi mi sembra pochino, eh. Poi la Lazio tredicesima con l'Alessandria quattordicesima che ritorna in Serie A, e ragazzi la Spal sedicesima che va in Serie B insieme al Torino e la Triestina. Poi abbiamo la Juventus 55 punti, prima, un altro scudetto, tanto per cambiare. E poi abbiamo la Fiorentina, ormai sempre seconda, la Fiorentina è diventata la nuova Roma, e il Milan terzo, buono, e le milanesi che tornano a farsi valere, almeno l'Inter, perché il Milan stava già in vetta, e la Spal quinta, cioè Barcellona scansa di arrivare alla Spal, Roma solo nona, e poi abbiamo la Lazio dodicesima che arriva sotto della Roma di soli 4 punti, ma comunque il campionato era bello aperto un tempo con 2 punti a vittoria. E ragazzi abbiamo finito, siamo già arrivati alla fine, questo tempo è volato via. Se ho rotto qualcosa, va bene. Io direi che per questo video è tutto, se ne volete altri lasciate un like, ditemelo qui sotto se potrei ricominciare questa serie, perché ho visto che quei video hanno fatto anche abbastanza successo. Vi ricordo di iscrivervi, di lasciare like e di condividere il video, e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bene ragazzi!